Senza che nessuno lo volesse, abbiamo fatto 5 km a piedi. Buongiorno ragazzi, buongiorno seconda H. Magari in queste ultime settimane a qualcuno di voi è capitato quello che racconta il nostro esempio. Senza che nessuno lo volesse, abbiamo fatto diversi chilometri a piedi. Siamo stati chiusi in casa per oltre 2 mesi. Comincia a esserci la primavera, delle belle giornate, fa piacere cominciare a fare finalmente di nuovo 2 passi all'aperto. Magari siamo usciti di casa per stare fuori 10 minuti, un quarto d'ora, fare, non so, 500 metri intorno a casa nostra, poi, presi dal bel tempo, senza neanche accorgercene, abbiamo magari cominciato ad andare verso la campagna e fare una bella passeggiata di 1 ora o 2 ore, magari facendo 5-6 km in tutto. Non abbiamo deciso. Non abbiamo voluto, uscendo di casa, fare 6 o 7 chilometri. Ci siamo trovati quasi casualmente a farli, trascinati dal bel tempo e dal fatto che si comincia a stare bene all'aperto. Perché ho proposto questo esempio? Perché oggi parliamo di una piccola subordinata che si chiama subordinata esclusiva. E la sua definizione è proprio questa. È una subordinata come quella che abbiamo appena pronunciato. Senza che nessuno lo volesse, che serve a indicare il fatto che un'azione non si è verificata, restando dunque esclusa dalla sua reggente. Torniamo all'esempio. Senza che nessuno lo volesse, quindi non c'è stata la volontà di fare questa azione, abbiamo fatto lo stesso 5 km a piedi. Semplicemente perché magari eravamo distratti, stavamo chiacchierando con un amico, siamo stati un po' presi dal bel tempo e abbiamo fatto molto di più di quello che volevamo quando siamo usciti di casa. Cioè, l'azione della principale è avvenuta, abbiamo davvero fatto 5 km a piedi, ma l'azione della subordinata non c'è stata, nessuno voleva fare questa cosa. Rileggiamola ancora una volta. La subordinata esclusiva serve a indicare il fatto che un'azione, quella della subordinata, non è capitata, non si è verificata, e dunque è rimasta completamente esclusa da quello che invece capita davvero nella frase reggente. Noi abbiamo camminato davvero 5 km, ma non avevamo la volontà di farlo già da prima. Ok? Come vedete, è una subordinata molto particolare. Capita raramente di utilizzarla, non a caso anche il nostro manuale lascia per ultime le subordinate rare e di minore importanza. Quella che stiamo vedendo quest'oggi è la terz'ultima del nostro percorso di analisi del periodo, che sta quindi per concludersi. Come possiamo riconoscere una subordinata esclusiva? Come di consueto ci sono due possibilità, qualche volta presenta forma esplicita, qualche volta forma implicita, memorizziamole velocemente. Se la subordinata esclusiva presenta forma esplicita, ovviamente a un soggetto chiaro, sarà introdotta dall'espressione senza che e il suo verbo sarà al congiuntivo, esattamente come nell'esempio da cui siamo partiti. Senza che nessuno lo volesse, verbo di modo congiuntivo. Quindi senza che più congiuntivo. Non ci sono altre possibilità, ripeto, è una subordinata molto rara. Questa è la forma esplicita. Se ci capita di incontrarla in forma implicita, come la riconosciamo? Di nuovo dall'espressione senza più un banalissimo verbo all'infinito. Come in questo esempio. Abbiamo stravinto, abbiamo vinto, non so, 10-0 a calcio, senza fare fatica. Noi abbiamo stravinto, frase principale, reggente, senza fare fatica. Subordinata di primo grado, ovviamente implicita perché il verbo all'infinito fare, non si capisce chi è il soggetto, senza più infinito. È una subordinata quindi esclusiva, implicita. Vedete che anche qui funziona la definizione. Noi abbiamo stravinto, l'azione della reggente è capitata sul serio, invece l'azione ipotizzata dalla subordinata non è avvenuta, non c'è stata fatica. Esattamente come nell'altro esempio, non c'era stata la volontà di fare così tanta strada. Abbiamo stravinto principale, senza fare fatica, ripeto, subordinata di primo grado,
esclusiva implicita. Proponiamo ancora un ultimo esempio, sempre di forma implicita, perché? Perché qualche volta addirittura basta utilizzare un gerundio semplice, un gerundio da solo, come in quest'altro esempio. Hai fatto il tema, frase principale, non tenendo un gerundio, conto delle mie indicazioni. Di nuovo, hai fatto il tema, frase principale, l'azione è avvenuta sul serio, poi frase subordinata, non tenendo conto delle mie indicazioni. Questa seconda azione invece non è avvenuta, non hai tenuto conto di quello che ti avevo detto prima e quindi magari hai fatto un pasticcio, ok? Come vedete c'è quasi una sorta di contrapposizione. Nella principale, nella reggente, un'azione capita, nella subordinata un'azione non capita, non si verifica. Riguardiamo un'ultima volta la definizione di partenza. Serve davvero a indicare il fatto che un'azione non si è verificata, invece l'azione della reggente si è verificata e come. Okay? Un ultimo piccolo appunto, in realtà una piccola raccomandazione al punto 3. Certe volte, attenzione ragazzi, quando presenta quest'ultima forma, quando si presenta sotto forma di gerundio semplice, certe volte questa subordinata in realtà che cos'è? Non è nient'altro che la forma negativa, quindi avrà un non davanti, della più frequente subordinata modale che abbiamo già trovato qualche settimana fa e tante volte. Possiamo capirlo riguardando lo stesso esempio di prima, quello col gerundio. Hai fatto il tema non tenendo conto delle mie indicazioni. Capiamo che una è esclusiva perché? Perché possiamo fare la sostituzione. Al posto di dire non tenendo conto, utilizziamo l'altra forma, utilizziamo senza. Senza tenere conto delle mie indicazioni. Come sempre la sostituzione è un trucco che va benissimo in tanti casi. Ho il dubbio che non sia esclusiva, ho trovato solo un povero gerundio da solo. Lo sostituisco ad esempio con senza più infinito. Hai fatto il tema senza tenere conto di quello che ti avevo detto. È proprio un'esclusiva. Però se ci pensate, in qualche misura risponde anche alla domanda come. Hai fatto il tema come? In che modo? Non tenendo conto delle mie indicazioni. Quindi come vedete, certe volte in fondo non è nient'altro che la forma negativa, non hai tenuto conto, di una più diffusa e più semplice subordinata modale. Come sapete, quando si tratta di grandi argomenti, l'analisi logica, l'analisi del periodo sono molto chiare e ben distinte. Quando si va poi nei dettagli, certe volte due subordinate, come era già capitato in passato con due complementi simili, si assomigliano al punto tale che forse non ha neanche più senso distinguerle. Però, ripeto, è un caso molto raro quest'ultimo. Vi chiedo di dare un'occhiata, sono veramente pochissime righe, alla spiegazione anche sul libro, si trova a pagina 231, e vi chiedo di proseguire l'esercizio numero 42 alla pagina dopo, pagina 232, che se non erro avevamo già iniziato la scorsa settimana facendo le subordinate limitative. Come di consueto vi do comunque un esempio, l'esercizio è il 42, siamo a pagina 232. Dovete cercare nell'esercizio, in questo caso, soltanto le subordinate di tipo esclusivo. Ve ne cerco magari una io. Vediamo un po' nelle prime frasi se ce n'è già una. Sì, ne vedo già una. Frase numero 3 dice così: senza nulla togliere alla mia parrucchiera, preferisco la sua lavorante. Come sempre, cerchiamo la principale. Io preferisco la sua lavorante, la sua aiutante, in sostanza. Frase principale, poi la subordinata dice senza, eccolo qua, nulla togliere, verbo all'infinito. Abbiamo già risolto il problema. Senza nulla togliere alla mia parrucchiera, una subordinata di primo grado, sicuramente esclusiva, possiamo aggiungere che è di forma implicita, perché il suo verbo è togliere ed è un verbo all'infinito presente. Ripeto e concludo, una subordinata molto particolare, che capita raramente di trovare, che individua il fatto che un'azione raccontata all'interno della subordinata non si è verificata. Nel nostro caso, non voglio togliere nulla alla bravura della mia parrucchiera, ma
frase reggente, continuo a preferire la sua assistente. Secondo me è più brava di lei. Okay? Ci possiamo fermare qui, come promesso, soltanto una decina di minuti. Ci rivediamo poi nelle prossime settimane, ormai quasi le ultime dell'anno scolastico, per dare un'occhiata alle ultime due subordinate. Ci mancano ancora le subordinate eccettuative e le subordinate aggiuntive, molto veloci, molto semplici, un po' come quelle di quest'oggi. E poi il percorso, ripeto, sarà veramente concluso al 100%. Un'occhiata a pagina 231, andate avanti con l'esercizio 42 a pagina 232 e direi che ci siamo e ci possiamo dare appuntamento alla prossima video lezione. Arrivederci ragazzi, buona giornata a tutti voi.